Quale dovrebbe essere il fattore più cruciale nell'educazione dei giovani? Il noto antropologo Ashley Montague scrisse nella rivista americana Today's Education, rivolta agli insegnanti, che imparare ad amare è ciò che dovremmo insegnare nelle nostre scuole. In base ai suoi studi, ha concluso: comprendiamo per la prima volta nella storia della nostra specie che il più importante di tutti i bisogni psicologici fondamentali dell'uomo è il bisogno di amore. È al centro di tutti i bisogni umani, proprio come il Sole è al centro del nostro sistema solare. Montague aggiunge: il bambino che non è stato amato dal punto di vista biochimico, fisiologico e psicologico è molto diverso da quello che è stato amato. Il primo cresce addirittura in modo diverso dal secondo. Ora sappiamo che l'essere umano nasce per vivere come se vivere e amare fossero una cosa sola. Questa non è ovviamente una novità, è una conferma del Sermone del Monte. Montague era un religioso sentimentale? A questa domanda lo scienziato rispose: lo dico io, che non sono cristiano e non appartengo ad alcuna affiliazione religiosa.